Dicembre si è dunque concluso il primo periodo di lavoro del Concilio. A molti è sembrata una conclusione in un certo senso in tono minore, cioè non si è avuta né la celebrazione di una solenne sessione né si è giunti alla approvazione di un decreto. Si era parlato, ad esempio, del decreto relativo alla liturgia. Come mai? Vi sono state delle ragioni di carattere particolare, da un lato l'indisposizione del Sommo Pontefice, dall'altro una certa lentezza nei lavori della commissione liturgica, cioè della commissione che doveva preparare il decreto per la eventuale approvazione. Ma soprattutto è intervenuto un fatto sostanzialmente nuovo, e cioè il Concilio, l'Assemblea dei Vescovi, si è impegnata durante le ultime settimane di questo primo periodo in uno sforzo di riflessione, di ripensamento di tutta la funzione del Concilio in questo momento della vita della Chiesa e della vita del mondo. Che cosa ha significato? Ha significato cercare di mettere a fuoco, di approfondire la determinazione dello scopo del Concilio, superando una certa frammentarietà, una certa impostazione analitica che era derivata dal lavoro preparatorio e dagli schemi che si erano elaborati durante questo lavoro preparatorio. Questa ricerca di una impostazione globale, di un'impostazione sintetica che informasse, che determinasse lo spirito complessivo di tutta l'opera del Concilio, ha contribuito a dare nuovo vigore a tutta l'Assemblea e ha suscitato nei padri impressioni estremamente positive. Uno degli episcopati che ha costituito una ragione di particolare interesse durante questo periodo è stato l'episcopato, il numeroso episcopato sudamericano. Tra questi vescovi abbiamo chiesto a Monsignor Câmara, arcivescovo ausiliare di Rio de Janeiro e vicepresidente della conferenza episcopale sudamericana, di esporre le impressioni derivanti da questa nuova fase, da questa nuova atmosfera del Concilio. Io sono molto contento, perché tutto ciò che il Papa ha auspicato per il Concilio, ho visto che i vescovi del mondo intero lo desiderano anch'essi. Certamente non un Concilio per decretare delle condanne, ma un Concilio che permetta alla Chiesa di riformare se medesima e di affrontare i grandi problemi dell'umanità di oggi. Questo noi l'abbiamo visto in modo molto chiaro in questa prima fase del Concilio, e i vescovi, nella loro maggioranza assoluta, hanno chiesto al Papa la sanzione di questo spirito. L'accordo tra il Papa e i padri conciliari va sottolineato. Il Papa ha voluto un Concilio e insieme i padri conciliari si sono sforzati di realizzare esattamente il Concilio che il Papa auspicava. Finalmente sta iniziando la vera preparazione, perché abbiamo avuto finora una certa preparazione. Il Papa ci dà delle norme che sono esattamente le norme che noi padri conciliari desideriamo. Queste norme di lavoro di cui ci ha parlato Monsignor Câmara
sono particolarmente importanti. Esse sono state pubblicate in concilio negli ultimissimi giorni di lavoro. Che cosa contengono? Queste norme contengono in primo luogo la determinazione tassativa, cioè formale e impegnativa, degli scopi del concilio. Prima di tutto la formulazione in un modo, in un linguaggio aderente alle esigenze degli uomini d'oggi del tradizionale patrimonio della fede. In secondo luogo la preparazione della riunione dei cristiani e in terzo luogo il rinnovamento, la riforma della Chiesa. Queste norme ancora sono destinate a indirizzare, a regolare il lavoro che dovrà essere svolto durante l'intervallo tra il primo periodo del Concilio e il secondo periodo che si aprirà nel prossimo settembre. Un lavoro che consisterà essenzialmente nella preparazione da parte delle varie commissioni conciliari di nuovi schemi, pochi schemi in numero molto limitato, che abbiano un linguaggio semplice ed evangelico e che affrontino solo i problemi di carattere generale, cioè relativi alla Chiesa universale, come si addice appunto ad un concilio ecumenico. Ma vi è ancora il problema, e il Santo Padre ne ha tenuto un conto molto importante in queste norme, il problema di evitare il frazionamento che si era verificato durante i lavori preparatori. E ancora il problema di evitare una dispersione dello spirito del Concilio che è venuto emergendo soprattutto nelle ultime settimane. A questo scopo è stato creato, ancora nell'ambito di queste norme, un comitato di presidenza, cioè una specie di supercommissione, che ha appunto lo scopo di garantire la esecuzione di queste norme, l'osservanza di questi scopi e di questo spirito durante il periodo intermedio, durante l'intervallo, nel lavoro delle commissioni che prepareranno i nuovi schemi di decreto. Ora, io sono convinto che in questo intervallo tra le due fasi il Concilio non rimarrà affatto inoperante. Esso continuerà a lavorare. Io sono assolutamente certo che durante questa seconda fase il lavoro renderà ancora di più e che noi potremo assai bene corrispondere alle speranze dell'umanità. Voi sapete, come è stato già detto, che il Papa ha creato un comitato di continuità, e ciò è molto importante. Con questi mesi di lavoro si era giunti a un certo clima di concilio e sarebbe stato penoso che si dovesse tornare di nuovo a zero. Ma no, ci sarà del lavoro fra queste due fasi. V'è un comitato di continuità che potrà permettere, sono certo di questo, di raggruppare i numerosi schemi intorno a un grande schema, che mi auguro sarà quello indicato dal Santo Padre medesimo, lo schema della Chiesa. La Chiesa ad intra, e cioè i problemi della Chiesa medesima, e poi i problemi ad extra, i problemi dell'umanità, per esempio le conseguenze della sovrappopolazione del mondo, il dialogo tra il mondo sviluppato e il mondo in via di sviluppo, la vera, la reale evangelizzazione dei poveri e anche la pace. Sono dei grandi problemi. E il Comitato di Continuità avrà questa funzione suprema di raggruppare gli schemi e di far lavorare le commissioni. E allora, quando i vescovi del mondo intero saranno nuovamente qui a Roma, noi avremo una facilità ancora maggiore, perché gli schemi saranno stati rivisti
in questa grande prospettiva, così aperta, così cristiana, che è la prospettiva del Papa, la prospettiva dei padri conciliari. Ecco, io vi dico, dico a voi, amici italiani, che voi potete fare affidamento sul concilio. È vero che bisogna sempre pregare, e non lo dico solamente ai cattolici, io lo dico ugualmente a chi non è cattolico, a chi ha almeno una fede, ha un Dio. Pregate perché Dio ci conceda il concilio di cui il mondo ha bisogno. Questo concilio che Giovanni XXIII ha concepito, questo concilio che i vescovi del mondo intero hanno cominciato a fare, a costruire con l'aiuto dello Spirito Santo. Dunque, le ultime settimane di lavoro del Concilio sono state dedicate alla discussione dello schema sulla Chiesa. In realtà, più che discutere analiticamente di questo schema, i padri hanno impegnato il proprio lavoro per cercare, come abbiamo già accennato, di trovare un punto focale per tutta l'opera del Concilio. Questo punto focale appare sempre più dover essere la Chiesa, la presentazione della Chiesa nella sua essenza come corpo mistico di Cristo e come sposa di Cristo. Ma soprattutto un punto è stato sviluppato, un aspetto che peraltro è l'aspetto oggi che appare sempre più centrale di questo problema, e cioè il problema della povertà della Chiesa e della evangelizzazione dei poveri. È stato un tema ricorrente nell'insegnamento del Papa Giovanni XXIII, ancora nell'immediata prossimità del Concilio, soprattutto nel discorso dell'11 settembre scorso, problema che ancora è stato ripresentato nel Concilio durante le discussioni conciliari da molti padri, a partire ad esempio dal cardinale di Bruxelles, il cardinale Sunens, sino al vescovo di Acca in Palestina, Monsignor Hakim. Un problema che ha avuto una eco significativa anche nella stessa stampa mondiale. Si potrebbe dire che la povertà della Chiesa e la evangelizzazione dei poveri sono problemi permanenti che hanno cominciato a manifestarsi nei primi anni di predicazione del Signore e che sono tuttora vivi. Ma nel nostro tempo essi hanno assunto una dimensione e una perentorietà particolari, eccezionali. Già all'inizio del secolo scorso si manifestavano segni premonitori di questa necessità e dell'orientamento dei cristiani più impegnati a farvi fronte come a un richiamo di Dio e a un tempo a una vocazione storica. Così, ad esempio, Giovanni Battista Maria Vianney, più noto come il Santo Curato d'Ars, incarnava in un piccolo villaggio della diocesi di Lione la figura del pastore di anime interamente consumato da una vocazione radicale alla povertà. Bastava del resto vedere in che modo miserabile vestiva, con la vecchia sottana rappezzata, il logoro cappello sotto il braccio, le scarpe mai lucidate, per comprendere quanto fosse attaccato ai beni di questo mondo. Alcuni attribuivano ad una originalità sconveniente il suo compiacersi di una tale miseria. Egli protestava con dolcezza. Quei poveri panni erano tutta la sua ricchezza. È fin troppo per il curato d'Ars. Se dovessi dar retta a quel che dice la gente, dovrei essere ancora più povero, soleva dire. Era felice di vestire e vivere in tutto e per tutto come un povero. Votatosi alla povertà, era il soccorrevole amico dei diseredati. Per poter distribuire le elemosine e moltiplicare le opere di carità, il curato aveva venduto tutto ciò che possedeva. Ditemi che segreto avete per trovare sempre i quattrini, gli disse un giorno un parroco suo confratello. Ne avrei anch'io tanto bisogno per la mia chiesa. Il mio segreto, gli rispose il curato d'Ars, è di dar via ogni cosa. Date via tutto e sarete ricco. È la via che molti altri hanno battuto. Ininterrottamente, anche negli anni a noi più vicini, anche oggi, la testimonianza di povertà e di vita coi poveri continua, anzi, si dilata. È un incontro con Cristo nei poveri, che investe la vita stessa del cristiano, che
che deve investire la vita di ogni cristiano, che deve infine investire la Chiesa tutta come comunità visibile di coloro che sono legati da una medesima fede e da un medesimo amore. Come quassù, a Fontanaluccia, nell'Appennino emiliano, dove tutta una comunità parrocchiale ha posto al proprio centro i poveri. In questo villaggio il parroco, Don Mario Prandi, è riuscito a far ruotare tutta la vita della parrocchia intorno a questo nucleo. Un nucleo di poveri derelitti, apparentemente spento e in realtà capace di essere il motore spirituale, la ragione di vita di una comunità. È qui che i cristiani vivono l'analogia tra il mistero di Cristo nell'Eucarestia e quello di Cristo nei poveri. Che volete che vi dica? È nato come una esigenza parrocchiale. Non potevamo mandare via i nostri poveri perché i genitori o i parenti non li avrebbero più visti. D'altra parte la parrocchia si sentiva solidale con loro e si formò questa casetta, che è rimasta la casa della parrocchia, dove i parrocchiani fedeli, venendo alla chiesa, imparano in chiesa quello che è la carità, la povertà, teoricamente li imparano. Poi venendo fuori hanno una scuola pratica, una palestra dove possono esercitare e la carità e la povertà. E difatti i primi tempi, quando avevamo molto poco personale, erano i nostri stessi giovani, le nostre donne che venivano ad aiutarci nei momenti un po' di punta, diciamo così, nei momenti delle influenze, quando 20 o 25 dei nostri poveri erano sistematicamente a letto, quando, non so, in certi momenti di feste, era la nostra gente che ha sempre continuato a portare qualche cosa. Ecco, una caratteristica della nostra casa qui di Fontanaluccia, nonostante che la munificenza di grandi donatori l'abbia ridotta molto bene, è quella di aver conservato qualche angolo di estremo povertà. Quella povertà che fece dire a un paio di suore venute, molto brave, molto reverende, francescane per giunta, fece dire: ma com'è possibile questa povertà? E non poterono venire perché c'era troppa indigenza. Però il Signore ci ha aiutato. La povertà è la caratteristica della casa. Non si può possedere che le suppellettili e i quattro muri dove stiamo dentro. Qualcheduno ha chiesto di poterci lasciare qualcosa. Noi abbiamo detto quello che abbiamo scritto in un piccolo regolamentino interno: entro l'anno dalla nostra venuta in possesso desideriamo di esitare di dare via questa roba per prendere lenzuola o altri suppellettili, ma non da conservare dei redditi fissi. È qui che si fa in realtà il riconoscimento di un loro posto e di una loro funzione privilegiata in tutta l'economia della Chiesa. Queste testimonianze sono inevitabilmente singolari, anche se è fondamentale che sia colto il loro significato universale, il loro valore guida. Istituzioni imponenti e umili iniziative quasi sconosciute rinnovano il mistero dell'incarnazione di Gesù povero. Come l'opera caritativa nei paesi più arretrati, che da decenni ha nel dottor Schweitzer il suo simbolo vivente. Darsi completamente ai poveri più ripugnanti e più provati, come nel caso dei lebbrosi d'Africa, suppone una carità bruciante che si alimenta a una solida fede cristiana. Si tratta infatti di superare l'avversione istintiva al brutto, al pericolo, di trascendere in un certo senso il proprio istinto di conservazione. E ancora, per l'uomo d'oggi, occorre rinunciare alla sicurezza, al benessere, alla vita a cui tutti aspirano, al danaro. È nella vita quotidiana che la Chiesa d'oggi sente soprattutto il bisogno di esprimere, di vivere la propria solidarietà con i poveri, il proprio esser povera. Sono i grandi agglomerati umani, privi di un centro vitale e quindi impossibili a definirsi come comunità, che guardano con diffidenza ma anche con ansiosa speranza al prete. In fondo, è chiaro il desiderio di credere, di agganciarsi con fiducia a qualcuno, a qualche cosa. A questa attesa si rivolge ormai da decenni l'attenzione crescente della Chiesa, come testimonia questo lucido esame di coscienza di un prete francese, scritto una trentina di anni fa.
Che cosa farà credere nel prete la massa che raramente lo incontra nella vita? La castità non ci crede. Tutt'al più gli uomini lo classificano fra gli anormali indifferenti. La sua obbedienza? Ma essi obbediscono e più duramente. La sua bontà? Basterebbe, ma è puramente negativa. Questa gente non distingue nei contatti bontà da cortesia, da affabilità. Ora il notaio dal quale escono, se c'erano andati per un affare, è stato affabile, premuroso, ossequioso. Anche l'argentiere, anche il mobiliere. Ma che cosa farà credere a questa gente che il parroco è convinto, che non lo fa per mestiere? La gratuità è già qualche cosa, ma vi ci si abitua per tante altre cose, è naturale. E poi, per fare questo per niente, c'è chi lo paga. Allora? La constatazione di una vita povera, di persone istruite che potrebbero farsi ricche e vi rinunciano. Ecco, per vivere a quel modo lì, bisogna crederci. Da tutte queste esperienze, da questi bisogni, sale al Concilio un'istanza precisa. Essa si ricongiunge alla testimonianza di povertà e alla predilezione di Cristo per i poveri. Questo è il significato delle proposte che sono state fatte perché il Concilio prenda a base del suo lavoro la Chiesa, che oggi è particolarmente la Chiesa dei poveri. Di questo ha parlato negli ultimi giorni di lavoro del Concilio anche il Cardinal Giacomo Lercaro, Arcivescovo di Bologna. A lui chiediamo di illustrare in quale senso oggi si parla di Chiesa dei poveri e quali conseguenze potrebbe avere questa impostazione sui lavori del Concilio e sulla presentazione rinnovata della Chiesa agli uomini del nostro tempo. Il mio pensiero, o meglio, lo si può ben dire, il pensiero di molti che come me hanno ascoltato con profonda e commossa gioia le parole del Papa nel discorso dell'11 settembre scorso, un discorso programmatico per il Concilio. La Chiesa è la Chiesa di tutti, ma oggi più che mai è la Chiesa dei poveri. Il mio pensiero, dico, e il pensiero di molti si è fermato su questa indicazione preziosa. Perché, come tante altre parole del Santo Padre, illumina una situazione attuale e puntualizza un interesse di estrema importanza nella vita della Chiesa. Io vorrei dire che in quella parola si possano prospettare tre grandi realtà che amerei riassumere anche in un'altra felice espressione che ho colto sulla bocca di alcuni che parlavano del mistero della santa povertà nella Chiesa di Dio. Questo mistero, secondo il mio modesto sentire, implica anzitutto un problema teologico. Che cosa rappresenta nella Chiesa la povertà? Il che non è soltanto chiedersi quale posto hanno i mezzi umani nella economia del Regno di Dio, perché la Chiesa con l'Apostolo Pietro afferma: io non ho né oro né argento, ma quello che ho te lo do. E tuttavia, dall'esperienza, sembra pure che i mezzi materiali ne siano necessari. Quale posto dunque si deve loro dare? Ma prima ancora che questa domanda, mi pare sia da rispondere all'altra. Quale senso ha nella Chiesa la povertà? Perché è innegabile la elezione che ne ha fatto il Figlio di Dio incarnato, il quale, essendo ricco, si è fatto povero. E questa elezione costantemente ha mantenuto per tutta la vita, dalla greppia di Betlemme alla nudità della croce. E inoltre la povertà ha predicato e l'ha posta come un'inderogabile esigenza
per essergli discepoli. Se alcuno non rinunzia a tutto quello che possiede, non può essere mio discepolo. Qui, soprattutto, sembrami essere il mistero della povertà nella Chiesa. Mistero che, del resto, non è legato soltanto alle sue origini evangeliche, ma accompagna tutta la sua storia. Così che le grandi epoche, i grandi movimenti di rinnovamento interiore e di riforma nella Chiesa e i momenti della sua più felice espansione nel mondo corrispondono sempre a momenti e ad epoche in cui lo spirito della povertà viene più evidentemente affermato e vissuto. Certo, è nella povertà professata che si avverte più chiaramente la posizione superiore, unica della Chiesa, che è nel mondo ma non è del mondo. Ma c'è un altro aspetto da considerare. La eminente dignità dei poveri nella Chiesa, secondo la felice espressione di Bossuet. Ma meglio e più ancora, la singolare presenza del Signore nei poveri. Ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui senza tetto e mi ospitaste, nudo e mi rivestiste, infermo e in carcere e veniste a trovare. Quando ti abbiamo fatto tutto questo, Signore? Quando ti abbiamo visto bisognoso e ti abbiamo soccorso? Tutte le volte che avete fatto questo al più piccolo dei miei fratelli, l'avete fatto a me. Questa singolare presenza di Gesù nel povero ha bisogno forse di essere ulteriormente approfondita e può essere illuminata e certo più adeguatamente sentita e vissuta alla luce della presenza di Gesù nell'Eucaristia, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, e nella gerarchia, chi ascolta voi, ascolta me. Tre forme diverse di presenza, ma certo non estranee l'una all'altra. Ma terzo, questo aspetto del regno di Dio, l'evangelizzazione dei poveri, si trova a rispondere oggi ad una necessità attuale, vastissima ed urgente. Da un lato, il mondo operaio, che nella maggior parte delle nazioni è ancora un mondo di poveri, si è dovunque allontanato da Cristo e ha bisogno di essere rievangelizzato. Dall'altro, due terzi dell'umanità sono in condizioni di fame e attendono dalla diffusione dello spirito evangelico una perequazione di giustizia e di fraternità resa tanto più urgente dal confronto doloroso con le immense ricchezze che sono nelle mani di pochi. Non si può parlare del mistero della santa povertà nella Chiesa di Dio senza parlare dell'evangelizzazione dei poveri. È un aspetto del regno di Dio, così costantemente, così profondamente inserito nei suoi compiti, che non è possibile in alcun modo sottovalutarlo. Già nell'Antico Testamento il Messia è riconosciuto, oltre che dai suoi prodigi, dal compito di portare ai poveri la buona novella. Ed è questo il senso e il sigillo della sua consacrazione messianica. L'evangelizzazione dei poveri è cantata dalla Madonna, è evidentemente significata dalla nascita a Betlemme con la chiamata dei pastori, come del resto anche in tutta la vita nascosta. È professata da Gesù come suo proprio compito nel ministero pubblico. È sancita per l'eternità, con premio o con pena, nella seconda venuta gloriosa del Salvatore. E finalmente, in un mondo così fatto, è oggi più viva e diffusa che mai la sete delle ricchezze e più sentito che mai l'orrore della povertà. Non c'è se non il Vangelo che possa riportare le condizioni di equilibrio